Ciao a tutti, benvenuti in quest benvenuti nella nuova parte di Mario Party DS. Siamo alla parte numero 13. Da questa parte abbiamo continuato quattro tabellone e oggi proviamo a finirlo, ma non credo che riusciamo a vincerlo. Da quando ragazzi ho chiuso la parte, ho continuato perché visto che vi ho chiamato quasi per scaricare, ho continuato il turno e guardate il risultato. Non ce la faremo mai, come la luce che ha il tubo avrà 4. Io lo uso, ma però secondo qui vici. Aspetta. Uso tubo stella, vediamo qual è quello giusto. È a quello. Avremmo anche avuto la terza stella, ma però ora Waluigi userà tubo stella e vincerà. Ah no, un'altra qua. Se quella sia giusta, bene, altrimenti la mando col paese. Ma speriamo che sia giusta, altrimenti 10, sì. Voglio vedere. Wow, yeah! Sono un ragazzo fortunato. Che succede? Beh, presa. Qua. Quanto mi manca? Andiamo avanti. Andiamo su. No. Vediamo un po'. Mi piaceva che sta sulla sera perché avevo tutte io. Ah, duello, finalmente. Waluigi, sei pronto? Beh, te dice Tony? 21. Al ritmo di luci? Sì! Aspetta! Molto semplicissimo! Praticamente noi a seconda di luci che ci danno, se abbiamo luce da cliccare quello, e se non ci viene, quello. Voi guardate il ballo. No! I massimi punti sono 10. Dopo sarà più difficile. L'ho superato. Io sono 10. Lo ripeto. Alla fine tutte le luci saranno accese. Alla fine, all'ultimo. Quindi adesso ho 21. Ma però forse. Ma non so se potrò superarlo. Ma forse sì. 21 qui trova 28. Se usa stella, se usa stella va a 4. Sì, lo supererò. Era quella. Cioè, ci pensate che era quella vicina? Se no, sprecavo tutto, potevo fare niente. Ho avuto fortuna. Se non avessi preso quella stella, avrei perso. Ora quella luce non può aprire niente. Ora che ha 4 monete, cosa se ne fa? Non puoi, non ha pesato 100 anni. Se vuoi non puoi comprare niente. Ancora! Una stella. Vince 2 stelle. A prova di cerchio. Voi guardate su. Io provo a perderla. Devo vincere, se ce lo perdo.
Sbrigli la cosa. Se per fare bobe, non lo so quanti cupe vi toglie. Questo ho avuto un dubbio. Quelli due o vengono tre? Ho preso la bomba, ma io ho vinto. Forse il bobo toglie la metà, boh. Ne avevo 13, ma però adesso come metà bomba mi ha fregato. Beh, 2 stelle. Cioè, Waluigi ha preso la stella per niente. Ecco, ora sarà. Oh, potrebbe essere. No, monete. Se avesse le monete sufficienti, poteva prenderla. 7 monete, non può farcela. Passiamo duello, madonna. Oggi è la sorta di duelli. Se facciamo 6 minuti, madonna. Cioè, quello turno è proprio durato assai. Una stella? Scusa, anche se vince sei Yoshi, sono solo se primo. Vabbè, io però vi costesso ormai, è facilissimo. Vai. Ehi, come osi? Ma non è possibile che tutti, prendo una stella, beh sì, non l'ho presa, vabbè. Beh, lasciamo stare. Oh, scommetto che Luigi vorrà duellare contro di me. Oh, non sei, se Luigi voterà per 2 stelle, avrò tutte, ne avrò 8. Anche lui nasconde quella... il blocco, c'è Tommy. Trappola al 10 c'è Tommy. So, se beccava la trappola, no, che sciocchezza. Credevo di tu, anche lui avesse qualcosa da trappola a 2 stelle. Beh, io da solo. Ci torna go go. A go go go. Beh, non sapete niente, anche se potessi venire gioco, non lo sapevo primo. Ma è mai per dare monete. No! Non è facilissimo chi sta da solo. Quelli che stanno in squadra andranno più monete. Aspetto dall'altra. Ah sì, no, io ho più monete di loro, boh. Beh, 22, loro hanno preso 12. Qui ragazzi potremmo battere Kamek. 8 minuti per un turno! Ecco qua il premio, qua la piuma, qua l'inchiostro. Via. Sì, possiamo sconfiggere il Kamek, finalmente. Che non è tanto difficile, beh, più o meno, ma io lo so battere. Non ho finito. Te sei invece l'altro campo del mondo. Siete una banda di seccatori. Ma ora ci penso io a darvi una buona lezione. Ma questo libro magico si sarà utile per raggiungere quel mascalzone. Con la possiamo sparare, e se mamma teniamo per 3 volte. Io ragazzi, quando ho sfidato i Kamek la prima volta mi è stato difficile, cioè credevo che tutto dovevo batterlo, invece c'è prima il percorso, e quando il percorso io perdevo vita, e quando avevo attaccato il Kamek che perdevo vita e perdevo. Oh, che mi sono allenato, ci riesco meglio. Qui ragazzi non mi si scontra, si aprono.
È l'ora del bo... è arrivato l'ora del comeback, che persona! Non so, lanciare il cristo in faccia. Però può solo lanciare il cantessimo. Oh. Ah. Vi consiglio di andare qua, perché ora quando ti tocca la faccia, che darà tutto il libro. Se siamo qua, stiamo sicuro. Adesso lancerà il libro, i libri. Attenzione ancora! Aspettiamo ora. Oh! Adesso guardate un po' che succede di casino. Brilli, wait! Oh ragazzi, non cadono i libri. Ciao, bye bye. Beh sì, nannina, beh sì, grosso, eccovi il cristallo cosmico. Abbiamo, bene, ce l'abbiamo fatta. E sono quattro, fantastico. Hanno ritrovato tutti i cristalli cosmici mancanti. Ma uno è ancora nelle mani di Bowser. Finalmente, sì. Dopo 13 parti possiamo dopo queste parti possiamo finalmente andare all'ultimo paesaggio, l'ultima area della storia. I flipper di Bowser. Eh sì, ma ne fate gli avversi, sono scordati di estremi microscopici. Guarda, ora vi filo le flipper. Facciamo cucù che tu non poi basta. Ah, 9. Ancora primo. Finalmente, c'è Daisy. Non avevo mai duellato con di lei, forse, non mi ricordo, ma forse no. Ciao Peach, è da tanto che non ci si vede da c'è dentro c'è bruco. Beh ragazzi, lo scopo per Vigio Tabellone è sempre quello di Tocibruco. C'è la stella costa 20, ma però c'è qualche cambiamento. Senza di lì, dopo succederà una cosa straordinaria. Vai, muoviti. Signor qua, aspetta. Sei? Se perché se sei avrete 6 gettoni, 66 gettoni. 1, 10, 2, 20, 3, 30, 4, 40, 5. Beh sì, tutti blu, quindi ora tutti 4 giocatori. Ma no, non ho cosa sbloccare i miei giochi per 4 giocatori. Si deve che bu! Si deve che bu! Beh, cazzo, per me è la cosa da fare. Ah no. Aiuto! 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 Cazzo! Ora verrà un altro bu. Aiuto! Una volta sono uscita e verrà 0-0. Basta, credo di aver vinto. È difficile fare 0,00. Ma una volta ce l'ho fatta, ma non so più farlo adesso. Orco 25 toni, posso anche prendere la stella.
15 minuti. Via. 6. No, beh, di uno, vabbè. Che cambia. Andiamo qua. Ho preso la stella. Beh, vabbè, non importa. Non è difficile. Ho solo primo perché è una stella. Ma dove è andato Ad? Fa un compere. Ah, ragazzi, siedete qua. Avrete 10 secondi in più. Sempre 10. Fatto una fortuna. Beh, Daisy non può provare la stella, ma che ci va a fare? Vai, Peach. Facciamo, ragazzi, questo. Il prossimo e poi basta. Ma tutti ci vanno. Chi è? Spegni la candela, non ci vuole niente, non soffiare. Ci vuole vela. I massimi come spagnolo sono solo 3. Vinto! Il massimo sono 3 che possono spegnere. Adesso sono. Oh ragazzi! Dato da Filippo di base, ora i computer sono esperti. Facciamo il prossimo e basta. Ora devo capire come verrebbe. Aspetta, mettiamola qua. Oh, scusa. Mettiamola qua. Via. Beh, sì, compriamo dando doppio. Oh mai. Che serve? Andiamo avanti. Beh, ciao, basta. Non compriamo nel tazzo, se non si svegliamo troppo. Daisy. Potrebbe anche riuscirci ad aprire la stella. Ma non credo proprio. Ah, ha preso 4 volte un ruborsa. Beh, bravo. Vai allo spazio Bowser, vai allo spazio Bowser, ti prego! Anzi, non sono da Bowser. No! Se ci sei lì, potete beccare una, due o tre stelle. E ora come battiamo? È Todd. Siamo qua, ciao! Muoviti, siamo a 19 minuti, questi 20, vai! 10! Facciamo questo minigioco. Ah, ne mancano 3. Devo colpire loro. Ma non te dite.
Non c'è un figlio, non c'è un copione nemmeno. Non mi sembra di colpire una cosa. Non mi sembra di colpire. Non ho detto cose più forti. Beh ragazzi, ci vediamo alla prossima parte. Ciao a tutti.